a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della vita in città. Nello scorso episodio non solo abbiamo trovato una nuova magia, che è la magia di rigenerazione oscura, quindi presumo che mi servirà appunto per curarmi dei cuori, per rigenerare dei cuori, ma in più abbiamo scoperto un nuovo crafting magico che servirà a tutti quanti i miei amici. Mi sono appena accorto che Marci ha tolto tutto quanto e ha anche sistemato la trappola. Ok, perché se vi ricordate bene, qualche episodio fa gli avevo commissionato un nuovo ufficio, diciamo, un ufficio magico, ecco, un capannone o qualcosa comunque dove io posso lavorare. Quindi un posto con dell'enchanting table, con l'incudine, con l'alambicco e tutto ciò che mi serve per il mio mestiere. Molto probabilmente dovrà allargare questa zona perché sinceramente mi sembra piccola. Cioè io toglierei tipo almeno un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, altri 8 blocchi, altri strati qua li toglierei in modo da avere un po' più di spazio. Tanto i soldi non sono un problema, lo posso pagare tranquillamente. Allora, nello scorso episodio, come avete visto, ho trovato l'ampolla piena di fuoco. Questa servirà a Carly per creare la nuova trappola, che è un lanciafiamme, che io tra l'altro le ho già comprato. E mi sono accorto, soltanto dopo aver fatto l'ampolla piena di fuoco, che all'interno del libro di magia nera c'è la spiegazione su come ottenere tutte quante le anime elementali. Quindi, come avete ben visto, abbiamo sbloccato il fuoco, che si prende con i magma di fuoco. Poi avremo quella del ghiaccio, che si prende con questi gold di ghiaccio. Quello della terra, che si prende da sto bestione gigante. E infine quello dell'aria, che è da questo scheletro. E infatti, senza dovermi scervellare, c'era scritto tutto quanto qua. Poi, a dire la verità, non so quando si è sbloccato. Se si è sbloccato dopo aver effettivamente ottenuto l'ampolla piena o anche prima. Però così è sicuramente molto più comodo. E non solo! Mi sono accorto che c'è anche la nuova magia, ovvero la rigenerazione oscura. Nell'ultima pagina c'è scritto: la rigenerazione oscura è un incantesimo indispensabile. Consente di riassorbire delle energie vitali e costa 10. La vogliamo provare? Secondo me siete curiosi. Facciamo così, la proveremo in un dungeon. Adesso devo andare da Carly perché le devo vendere questa ampolla piena. Ma prima voglio farmi due calcoli, perché crearla non è stato per nulla facile. Mi sono serviti 15 monete d'argento per comprare la Shadow Gem, più 9 monete d'argento per comprare i legnetti. Oltre a questo ho dovuto fare il vetro delle anime e quasi un'ora di farming per riuscire a trovare tutti quanti i mostri. Quindi io direi che un prezzo abbastanza ragionevole per questa ampolla piena di fuoco potrebbe essere un 40 d'argento, e forse è anche poco. Ma ovviamente, essendo che la devo dare a Carly per la mia trappola, non le farò pagare nulla e semplicemente gliela scambierò in cambio della trappola. Eccola qua. Ci sono riuscito, ci ho messo tantissimo, ma ce l'abbiamo. Ecco. Oh. L'ampolla piena di fuoco. Dammi, sono curiosa di vederla. Allora, aspetta. Prima ti devo parlare di quanto costa, perché mi sa che dovrei aumentare il prezzo del tuo lanciafiamme. Ok, non è un problema. Tu fai il prezzo che vuoi, io poi ci aggiungo il prezzo della mia manodopera e quello che verrà fuori è il Allora, risultato. Scusa, la tua manodopera abbiamo capito che è 5 d'argento, giusto? Sì, almeno 5, okay. Dai. Questa, solo questa, costa 40. Oddio, devo maneggiarla. Ho paura che mi cadi. Aspetta. Ok. Fammi vedere. Ovviamente il primo lanciafiamme io te l'ho già pagato. Ti do questo, me lo crafti e me lo dai. Ok, perfetto. Sì, stanno d'accordo così. Quindi circa la nuova trappola verrà a costare 70 di argento. Forse anche un po' di più. Io te l'avevo pagata 31. Ok, tu mi hai dato 31 considerando i 5 di argento di manodopera. Sì, quindi dovrebbe essere 71. 71, cosa fa? Tondiamo? Arrotondiamo a 70, dai. Ma no, ma come? Io ci guadagno di meno nella manodopera. Questa cosa è E mi verrà a costare tantissimo questa trappola. Va bene, per la vendo a 39, la vendo io a 39, così abbiamo il numero 70 perfetto. Se no mi dà fastidio, 71. E se la vendessi a 75? No, è troppo, dai, cara. Sono un ladro. Ci fai la cresta poi, no. Allora, la vuoi un attimo craftare con me, così vedi com'è? Sì, te la do e dopo la andiamo a testare anche, andiamo insieme. Ok, allora ho bisogno di prendere 2 star ruby da Steph e Fere e 6 di resina, che le prendiamo subito qua da Xiao. Guarda come lavorano i trappolatori. I trappolari. Presa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi andiamo a prendere le star ruby, che credo che Steph le abbia messe a 10 o forse a 15, sai che non mi ricordo. Ah no, sono le altre. Sono 10, mi sa, perché me l'avevi fatto pagare 31, quindi era 26 più 5 di manodopera. Ok, sì. Allora sono le shadow gem che sono aumentate. Sì, che le ho pagate 15 io.
Sì. Un tempo costavano 10. Oh, sta trappola comunque veramente costa tantissimo da fare. Sì, credo che ci sia tutto. Sì, c'è tutto. Sarò il primo ad avere la trappola lanciafiamme. Non vedo l'ora. Non sei un po' un pericolo ambulante? Io spero che non mi bruci casa, ecco. Quello sicuramente spero che non succeda. Ragazzi, eccola qua, lanciafiamme. Ah, guarda, merita anche l'ampolla vuota. Questa magari te la restituisco. Questa cosa è OP, così non la devo ricraftare. Sì, allora vuoi abbassare i prezzi? Allora abbassiamo il prezzo, facciamo... fammi ragionare... 35. Allora... No, aspetta, dobbiamo sempre uno in meno, 34. Per il discorso della rotonda. Esatto, okay. Così dovrebbe venire, scusa, 65, giusto? Ti ho dato 31 più 34, 65. Esatto, dai, esatto. Okay. Ma che figata! Wow! Sembra un estintore gigante, tieni. Oh mio Dio! È bellissimo. Andiamo a metterla. Andiamola a piazzare, vieni. Vai, vieni. Sono curioso. Dove la metterai? Ovviamente nel cammino dove vengono tutti quanti gli zombie. Facciamo così, ragazzi. Il lanciafiamme in utilizzo lo vedrete nel canale di Carly. Non mi sembra giusto spoilerarlo, visto che ovviamente è un suo oggetto. Quindi passate al suo canale per vedere come funziona. La trappola lanciafiamme è una figata pazzesca. E sicuramente ve la farò vedere anche nei prossimi video. Però intanto, se siete curiosi, andatelo a guardare nel video di Carly, quello che uscirà oggi. Tra l'altro fa veramente tantissimo... Oh, mamma, che paura. Perché ha sprintato? Dicevo, fa veramente tantissimo danno, quindi vale la pena spendere 65 d'argento per comprarla. Adesso è arrivato il momento di farvi vedere, finalmente aggiungerei, la rigenerazione oscura. Quindi andiamo a fare un dungeon. Stefano ha messo la chiave in vendita, che mi costerà 40 d'argento, quindi facciamo così, ma tanto bazzecole, sono spiccioli questi per me. Perfetto. In questo modo riusciremo a ricaricare le energie vitali della bambolina per provare anche l'incantesimo. Tanto avete visto tutti quanti che costa soltanto 10 di energia, quindi io mi posso ricaricare tantissime volte. Resta il fatto che però non mi fido al 100%, quindi un pochettino di cibo compriamolo, che è meglio. Non si sa mai, ragazzi, non si sa mai. Spendiamo un po' di questi soldi. Quindi trasformiamo tutto quanto in bronzo, perché io voglio i miei adorati pancake, grazie. Questi li mettiamo qua perché tanto poi ci abbiamo la rigenerazione. Allora, pancake, perfetto, li voglio tutti. Tutti, sono tutti miei. Boom, 32, li ha finiti. Ok, c'era uno stack intero. Cos'altro potrei comprare a sto punto? Compriamo delle zuppe di carne. Ok, compriamone un altro po'. Io direi che siamo a posto col cibo, considerato che ho anche la magia rigenerante. Sì, basta così. Sono pronto! Si va nel dungeon di Steph. E ricordatevi che posso ottenere tutti questi drop. Io ovviamente voglio la pietra delle anime. Entriamo. Oh, tra l'altro mi è venuta un'idea fantastica. E se facessi creare un dungeon Kendall con al suo interno, anzi, 4 dungeon, e ogni dungeon c'ha questi mostri, così da poter farmare le loro energie vitali. Sarebbe geniale. Sarebbe geniale e probabilmente lo farò. In questo modo non dovrò stare ore e ore per trovare le ampolle. Ok, adesso è arrivato il momento di testare la rigenerazione oscura. Avrò ancora bisogno del cibo di Mark dopo aver sbloccato questa magia? Scopriamolo insieme. Sconfiggi 250 nemici. Oh cavolo, mi ero dimenticato di loro. Allora, facciamo così. Iniziamo a utilizzare già tutto quello che posso utilizzare. Anello del potere, aura della spada. Sì. Li sconfiggiamo tutti, guardate quanti cuori in più ho grazie all'anello del potere. E ovviamente, tenendo lo scudo in mano, avrò anche i 3 cuori in più extra. Ok, sto perdendo un po' di vita, ma non è abbastanza, perché questi mostri non sono potentissimi. Quindi mi faccio colpire ancora un po' di volte. E ora vediamo quanto rigenero. Pronti? Boom! Ok, ho rigenerato tutto e mi ha tolto soltanto 10 energie. Ragazzi, questa potrebbe essere la svolta. Usiamo l'abilità dell'armatura, siete tutti quanti paralizzati e ora vi ammazzo uno a uno. Bam, 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 bam. E io mi ricarico le energie. Che spettacolo, ragazzi. Il mio personaggio adesso funziona, che è una meraviglia. La combo tra magia e guerriero è perfetta. Ok, sono diventato ancora più potente adesso. Muori, 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 muori. Oh, mi hanno rallentato. Ok, sono curioso di vedere se posso spammare le cure. Ah, no, c'è un cooldown. Ok, ha senso. Utilizziamo però la magia della runa della morte. E intanto mi mangio un pancake. Ok, quindi il cibo di Mark mi servirà ancora, perché non posso spammare le cure. Però è sicuramente un passo avanti. Anzi, è un passo gigante avanti.
Sì, vabbè, ma questi li cancello dalla faccia della terra, ragazzi. Nel giro di qualche episodio sono diventato veramente molto, molto più forte. Ok, siamo circa a metà, manca poco. E in tutto questo, come avete ben visto, ho utilizzato tipo 2 o 3 pancake al massimo. Perfetto, così non dovrò spendere ogni volta i milioni per rigenerarmi la vita. Ehi, aspetta un attimo, fammi provare se... Vi immaginate funziona la lanterna maledetta? Ok, adesso mettiamo questo. Li ho maledetti, magari riesco comunque a rubargli l'anima. Ok, no. Comunque, la magia di cura mi piace veramente tantissimo. Anche perché ormai farmare le energie vitali è diventato veramente super facile. Usiamo di nuovo l'amuleto, usiamo l'anello del potere. E voi avete finito di vivere. Manca veramente pochissimo, stiamo finendo il dungeon. Ah, tra l'altro, per quelli che mi dicono di prendere la netherite, ovviamente non si può. Ma infatti non si può proprio rompere nulla all'interno di questa stanza dungeon. Ragazzi, guerra mica è stupido. Ok, dai, ammazziamo gli ultimi, stiamo per arrivare al boss e dopodiché vediamo che bel bottino siamo riusciti a trovare. Oltre ai bei 40 livelli che ho fatto, di quelli non mi lamento. Ok, li ho ammazzati tutti, anzi no, rigenera. Sono pronto. Prendi questo, è questo. Sì, ormai sono troppo forte, non mi fai nulla. Tu pensi di potermi fare qualcosa? Io mi ricarico la vita con la magia. E tu come te la ricarichi la vita? Non capisco perché gli sto facendo così poco danno. Le altre volte gli facevo molto di più. Sei diventato più forte? Ai 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 ai. Ricarichiamo la magia. Ok. E ora sei morto. Complimenti, dungeon completato. Vediamo cosa sono riuscito ad ottenere. Allora, 7 monete d'argento, del carbone, delle mele d'oro. E basta. Ammazza se ho avuto sfiga stavolta. E ovviamente anche 40 livelli. Ragazzi, d'ora in poi dovremo fare tante missioni perché ogni 10 livelli sbloccherò una nuova magia e soprattutto sono sicuro che tra non molto potremo potenziare sia la runa della morte che la rigenerazione oscura. Perché al momento sono soltanto magie di livello 1. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video.